Ciao amici, ciao triatleti, bentornati, 14ª puntata, ma soprattutto prima puntata del 2020 di Triathlon Daddo Podcast, l'unico podcast in italiano che parla di triathlon, o meglio di mondo triathlon, triathlon a 360 gradi. Anche in questa puntata avremo tante cose da dire, avremo degli ospiti da ascoltare e delle bellissime storie da raccontare. Dunque, procediamo subito con Triathlon Daddo Podcast. E cominciamo subito il nostro Triathlon Daddo Podcast raccontando delle storie. Sì, perché io amo particolarmente utilizzare le storie per far vedere quanto il nostro triathlon sia uno sport speciale e sia veicolo di emozioni fortissime. E allora abbiamo nei giorni scorsi pubblicato anche un The Best Of del 2019, ovvero tutte le notizie più per noi rilevanti, insomma quelle che ci hanno emozionato di più, quelle delle grandi imprese, ma anche quelle che appunto hanno raccontato delle storie particolari che vanno davvero a toccare il cuore. Lo trovate in un articolo in primo piano proprio nella home page di mondotriathlon.it, tra l'altro l'abbiamo rinnovata graficamente, quindi attendiamo anche il vostro riscontro. E in questo momento però ci andiamo a concentrare su quelle che sono state negli ultimi giorni, appunto, le storie più importanti che abbiamo voluto raccontarvi e che sono già pubblicate sul nostro sito e ovviamente anche sulle nostre pagine social, su Facebook, la pagina ufficiale Mondo Triathlon, il gruppo Triathlon Italia Io Triamo, e poi ovviamente anche le nostre pagine su Instagram e la nostra pagina Twitter, oltre alle mie pagine social personali Daddo Dario Nardone, che trovate ovviamente anche in questo caso sia su Instagram che su Facebook. E allora cominciamo a raccontare queste storie raccontando di Francesco Podda, il giovane Francesco Podda, già nazionale di cross triathlon. E Francesco, figlio del mitico Lello, una delle colonne storiche del triathlon sardo, è stato eletto a San Gavino Monreale, sua città natale, appunto in Sardegna, sportivo dell'anno. Quindi applausi per il giovane Francesco, che da talento qual era si sta sempre più confermando ad altissimi livelli. Quindi complimenti davvero Francesco, e un 2020 davvero scoppiettante per lui, anche quest'anno sicuramente lo sarà, come lo è stato il fine dell'anno, l'inizio dell'anno per Gianfilippo Mirabile, lui un grande del paratriathlon azzurro che si è cimentato e ha fatto il nuovo record del mondo di para rowing. Quindi complimenti davvero a Gianfilippo. Il 28 dicembre in Spagna si festeggia il Dia de los Santos Inocentes, ovvero l'Inocentada, sarebbe il nostro pesce d'aprile. E quindi abbiamo potuto ammirare, come di consueto, lo show di notizie alquanto particolari. Vi invito a leggere la news su mondotriathlon.it, tra cui spiccava in particolare quella che riguardava il grande Alberto Contador, di cui si diceva che avrebbe fatto appunto il suo esordio nell'Ironman. Purtroppo non è ancora così, non è una cosa così improbabile, ma per quest'anno almeno sembra proprio che il grande Contador continui a dedicarsi solamente al mondo del ciclismo. Abbiamo parlato poi sui nostri canali anche della grande Flora Duffy, una stagione molto sfortunata per lei, e ci racconta quello che è stata per via dell'infortunio. È rientrata in gara e poi proprio a Natale c'è stato un regalo poco piacevole, un cane che la azzannata. Comunque abbiamo riportato tutto e Flora si dice pronta per l'anno olimpico. Abbiamo salutato l'anno nuovo anche con Emanuela Montanari, la nostra amica del Cesena Triathlon, fortissima triatleta che si allena, guarda un po', con il suo amico Massimo Ambrosini, che già runner Proveto, lo ricordiamo, storico e grande giocatore del Milan, chissà, futuro triatleta, noi ci proveremo ovviamente a contagiarlo. E poi vorrei parlarvi di un altro grande personaggio, lo faremo in un articolo nei prossimi giorni, chissà nelle prossime ore anche probabilmente. Lei, perché si tratta di una lei, è una rocker, ha esordito
pochi mesi fa nel triathlon e probabilmente molti di voi già sanno di chi sto parlando, sì, proprio della grande Gianna Nannini. Ci sono delle novità davvero importanti su Gianna, oltre al fatto che è uscito il suo nuovo disco e partirà il suo nuovo tour, e il suo futuro e presente da triatleta è davvero, davvero importante. Dopo aver parlato delle storie dei personaggi degli ultimi giorni, andiamo a parlare un po' di quella che è l'attualità, o meglio, in questo caso di un ricordo di una persona che davvero per noi della vecchia guardia del triathlon italiano è un ricordo splendido, ovvero quello di Italo Botter, lo portiamo tutti quanti nel cuore, lui che è stato per tanti anni giudice della Federazione Italiana Triathlon e con il suo sorriso da D'Artagnan e la sua capacità di accogliere e di con la sua professionalità mettere sempre d'accordo tutti con tanta cura per tutte le persone che incontrava, insomma, una persona assolutamente speciale che ogni 3 gennaio ricordiamo con grande affetto, appunto 3 gennaio 2006 è venuto a mancare, ma è sempre lo stesso con noi. Andiamo a ricordare invece altri due compleanni che ci sono stati di due grandi campioni davvero del triathlon italiano. Una non è più in attività, stiamo parlando di Nadia Cortassa che ha scritto delle pagine indelebili del triathlon italiano cogliendo successi nazionali ma soprattutto internazionali, come ricordiamo quello che, come abbiamo scritto anche sulle nostre pagine, appunto, colse insieme a Beatrice Lanza e Daniela Kmet nella storica gara a staffetta, il mondiale a staffetta che l'Italia, appunto, al femminile vinse con coach Andrea Gabba, appunto, il marito di Nadia. Quindi tanti auguri a Nadia nel suo compleanno, il giorno del 5 gennaio. E tanti auguri anche ad Alessandro Fabian che ha compiuto 32 anni, lui è nato il 7 gennaio del 1988. Gli abbiamo dedicato proprio ieri un bell'articolo in cui si parla di quel mitico inchino indelebile per noi appassionati di triathlon, ricordo di Londra 2012, e ci auguriamo ovviamente che possa fare lui a noi questo regalo di regalarci un altro grande, grande inchino. Passiamo, continuando sull'attualità, anche al tema caldo della giornata, della settimana, un tema molto importante su cui stiamo dibattendo sul gruppo Triathlon Italia Io Triamo, ovvero proprio nella giornata di oggi in Parlamento si sta votando per liberalizzare maratone e mezze maratone italiane. Cosa vuol dire? Che fino al 2019 compreso, gli atleti stranieri che volevano gareggiare in Italia dovevano avere un'idoneità agonistica italiana. Questo ovviamente creava dei grossi problemi dal punto di vista proprio burocratico, chiamiamolo così, per tutti gli organizzatori che volevano coinvolgere sempre più atleti stranieri nelle loro gare. Si sta facendo appunto sì che questa regola cambi e per far sì che appunto gli atleti stranieri siano accettati a patto che abbiano ovviamente un riconoscimento medico, un certificato medico valido per il loro paese. Ci auguriamo ovviamente che questa regola che sta adottando la FIDAL, quindi la Federazione Italiana di Atletica Leggera, valga poi anche per le altre federazioni, ovviamente in primis per la Federazione Italiana Triathlon. E ora passiamo a parlare di gare, sì, di Winter Triathlon nella precisione, perché si è disputato ad Harbin, una città nella Cina, una grande città, l'Harbin E2 Winter Triathlon, la tappa di E2 Winter Triathlon World Cup il 4 gennaio 2020, è una gara che insomma è importante per il continente cinese perché poi farà da preludio e lancerà questa località anche in vista dei 24esimi Giochi Olimpici Invernali che si disputeranno proprio a Pechino, in Cina,
dal 4 al 20 febbraio 2022. Torniamo a questo Winter Triathlon, una gara che si è disputata su circa 7 km iniziali di corsa, 12 km di mountain bike e poco più di 10 km di sci di fondo. Questi tre sport appunto del Winter Triathlon, temperature davvero molto rigide, abbondantemente sotto gli 0 gradi e stradominio russo. Tripletta russa in campo femminile con Rogozina, Surikova e Sokolova al primo, secondo e terzo posto. Daria Rogozina ha chiuso in 1:34, quarta Slavinets e al quinto posto la nostra Sandra Mayrhofer. Tra le donne il dominio dei russi è stato ancora più netto, con le prime 5 posizioni occupate nell'ordine dal mitico Pavel Andreev, che davvero continua a fare incetta di titoli e di vittorie senza sosta. Ha battuto e ha dovuto comunque avere il suo bel da fare Evgeny Evgrafov, poi Yakimov, Bregeda, Kabanen, e al sesto e al settimo posto i nostri due azzurri Daniel Antonioli e Giuseppe Lamastra. E proprio da Pippo Lamastra arriva il contributo, è lui il primo ospite del 2020 di Triathlon Daddo Podcast, e il nostro campione ci racconta com'è andato il suo Harbin E2 Winter Triathlon. A te Pippo! Ciao Daddo, eccomi qua. Sono pronto a partire per una breve corsetta per smaltire il jet lag, siccome sono rientrato giusto ieri dalla trasferta cinese. È stata una bellissima trasferta, una bellissima esperienza. Abbiamo corso sabato scorso, 4 gennaio, la prima prova di Coppa del Mondo in Cina, ad Harbin, una città con 10 milioni di abitanti. Correvamo all'interno di un parco pubblico della città, in percorsi molto belli, molto spettacolari. C'era anche un discreto pubblico ad assistere, è stato molto emozionante, molto bello correre appunto così lontani da casa una prova del nostro amato sport. La gara è andata abbastanza bene, abbiamo fatto un po' fatica ad adattarci alle temperature particolarmente rigide, perché c'era appunto una temperatura intorno ai meno 20 gradi e quindi eravamo anche molto timorosi di prendere, diciamo, una gelata, e siamo comunque partiti molto coperti e alla fine è andato tutto bene. Abbiamo, per parlare proprio della gara in sé, parlo un po' al plurale perché io e Daniel Antonioli, l'altro ragazzo che era con noi, con me ad Harbin appunto a correre, che fa parte della nazionale, abbiamo fatto gara praticamente assieme, abbiamo fatto una buona frazione di corsa, eravamo molto vicini al primo gruppo. Nella parte in bici abbiamo rimontato non così tanto, abbiamo più che altro mantenuto le nostre posizioni e senza riuscire più di tanto a fare la differenza, ma il percorso molto pianeggiante non si addiceva molto a noi, soprattutto alle mie caratteristiche. E poi sugli sci anche lì il percorso era veramente davvero davvero piatto e abbiamo perso appunto una posizione da un ragazzo russo che ci ha portato appunto via la top 5, e comunque va bene, siamo soddisfatti. Era anche la prima gara, i russi sicuramente erano più abituati a correre a temperature così, così rigide, e sicuramente anche più abituati a correre su percorsi così pianeggianti, hanno sempre ottimi materiali, ottimi sci, e noi diciamo che prediligiamo più percorsi da scalatori. E detto quello, adesso la stagione va avanti, il 19 gennaio avremo l'italiano di Winter Triathlon a Cogne, quindi ritorniamo a organizzare una gara di livello nazionale. Ovviamente io abito qua, quindi ci tengo in maniera particolare, e dopo di quelli faremo un'altra gara di Winter Triathlon in Val Bondione, una gara sempre organizzata dalla FITRI, sotto l'egida della FITRI. Sarà una gara promozionale, non assegnerà il titolo, ma alla quale ci tengo anche a quella a far bene, anche perché a quel punto saremo a una settimana dall'appuntamento iridato di Asiago, e anche lì percorsi molto meno pianeggianti, molto duri, molto tecnici, e sicuramente che si addicono a noi italiani. L'anno scorso ho fatto una brutta gara, non ero andato bene, e quest'anno vorrei rifarmi, vorrei riuscire a
a fare un bel risultato in Italia al mondiale, e poi dopo Asiago avremo, dopo 2 settimane avremo anche l'Europeo a Cheile Gradistei in Romania, dove è una pista dove io mi trovo particolarmente bene. Ho vinto una prova di Coppa Europa lì, e l'anno scorso ho fatto secondo all'Europeo, ho vinto la medaglia d'argento. È una pista che mi si addice particolarmente, sia perché è molto appunto su e giù, e sia perché la parte in bici è abbastanza tecnica e io riesco, come sempre, da buon ciclista, a fare la differenza in quella parte. E quindi niente, ci aspetta una bella stagione di Winter Triathlon, e ci alleniamo per far bene, e vi aspetto tutti a Cogne, perché appunto stiamo cercando di organizzare anche qua un bel evento per avere sempre più partecipanti nel nostro piccolo ma bellissimo sport. Ciao ciao! Andiamo avanti a parlare di gare, andiamo avanti a parlare di Winter Triathlon, perché c'è stato anche un Winter Triathlon promozionale, una prima edizione a Ledro, il Ledroman Winter Triathlon by Night, organizzato dagli amici del Ledroman, del Triathlon Sprint. L'appuntamento ovviamente per il 12 luglio 2020, con una gara ormai diventata una gara mitica del calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon. E in questo Winter Triathlon, con distanze ridotte ma comunque molto spettacolare e molto divertente a detta di tutti i partecipanti, oltre che ben organizzato, hanno primeggiato Pamela Schiavini e Jacopo Butturini. Il 5 gennaio, quindi il 4 gennaio, c'è stato il Ledroman Winter Triathlon, e il giorno dopo a Noli si è svolto lo Swim e Run organizzato dal Triathlon Savona in Trepiz, e la vittoria in questo caso è andata a Luca Zanoni e a Vittoria Bergamini. Complimenti, ragazzi! E andiamo a chiudere il capitolo gare parlando in realtà di iscrizioni, anzi di chiusure di iscrizione in questo caso, perché stiamo parlando del grande sold out che è già riuscito a fare in pochissime settimane Ironman Italy Cervia. Sappiamo il grande successo che ha avuto questa terza edizione, che con tutti i suoi eventi, ovvero il full distance, l'half distance, ovvero l'Ironman 70.3, il 51.50 e la night run e la gara dei kids, è risultato il multisport festival targato Ironman più con maggior partecipazione al mondo. Quindi gli occhi di tutto il mondo si sono proiettati su Cervia, hanno applaudito la splendida organizzazione di questa terza edizione, ma la quarta non vuole assolutamente essere da meno. Dunque sold out per Ironman Italy, il full distance, ma attenzione, per chi è interessato anche alla partecipazione all'Ironman 70.3 Emilia Romagna, sempre a Cervia ovviamente, attenzione, perché anche in questo caso i pettorali stanno per finire, affrettatevi ed iscrivetevi quanto prima. A breve saranno aperte anche le iscrizioni e sarà ufficializzata anche la data del 51.50. E attenzione, perché sta andando anche molto bene, ci dicono appunto le fonti direttamente di Ironman Italy, anche l'Ironman 70.3 Sardegna, che lo ricordiamo si disputerà alla fine del mese di ottobre 2020 al Forte Village. Quindi anche in questo caso, per chi vuole esserci in una gara che sarà assolutamente spettacolare, il suggerimento è di non perdere assolutamente tempo. Parliamo anche di un'altra gara molto importante, addirittura un mondiale, l'Xterra World Championship, che si disputa ogni anno alla fine del mese di ottobre. In realtà quest'anno per il 2020 sarà spostato all'8 di novembre. Ebbene, il 3 gennaio sono state aperte le iscrizioni open, perché c'è una piccola parte di partecipanti che può iscriversi senza utilizzare la via della qualifica, ma iscrivendo, acquistando direttamente un pettorale. Quindi per chi fosse interessato, ovviamente xterraplanet.com, vi invitiamo immediatamente ad andare sul sito a verificare se c'è ancora questa possibilità. Sono state aperte nel frattempo anche le iscrizioni di diverse gare, tra cui citiamo la 20ª edizione del Triathlon di Pietraligure, gli amici della Maremola Triathlon, una gara mitica, molto impegnativa, un triathlon olimpico affascinante che si disputerà quest'anno il 17 maggio. E salutiamo anche gli amici che organizzano il Run and Bike Gorgonzola, la quarta edizione, una
gara promozionale che però è davvero molto divertente, che sta continuando ad aumentare anche il numero dei suoi partecipanti. In questo caso si disputerà l'8 marzo. Per tutte le informazioni per queste gare ovviamente abbiamo sulle nostre pagine social riportato nei giorni scorsi tutte le informazioni. E dopo aver parlato dei risultati delle gare già disputate, andiamo a vedere quelli che saranno i prossimi appuntamenti, quelli del fine settimana. E la prima cosa che vi chiedo di fare è di andare su mondotriathlon.it/calendario, andare a testare, a vedere quello che è appunto il nostro nuovo calendario, che è già comunque presente da qualche mese online e che stiamo continuando ad affinare, ovviamente a tenere sempre aggiornato con tutte le più importanti gare in Italia e all'estero. E quindi andate e sfruttate bene anche la funzione cerca, perché inserendo località, nazione, il nome della gara, ovviamente potrete andare a trovare qualsiasi gara su qualsiasi distanza vi interessi. Quindi un calendario che davvero stiamo continuando a far crescere, e abbiamo assolutamente bisogno e necessità anche del vostro feedback. E proprio in calendario andiamo a vedere, nel prossimo weekend ci saranno due gare che si svolgeranno all'estero, ovvero la gara che si svolgerà in Nuova Zelanda, il Taranga Half, un half triathlon, quindi sulle distanze di 2 km di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa. Tra i kiwi presenti segnaliamo in particolare l'inossidabile e mitico Cameron Brown. Invece in Algeria, Taghit, si svolgerà il The Sahara Triathlon sulle distanze full e half. Anche questa è una gara ovviamente particolare nel deserto, e siamo molto attenti anche a questi nuovi eventi, perché ovviamente sono sempre molto importanti e ci auguriamo che possano crescere e diventare un punto di riferimento anche a livello internazionale. Sabato 11 presso lo Spazio Colbe in Viale Corsica, anche questo è un appuntamento importante, ci sarà la festa del triathlon lombardo, quindi un abbraccio a tutti i grandi atleti giovani e più esperti che saranno premiati, e un saluto anche al presidente Mauro Garavaglia e a tutto il team del consiglio del Comitato Regionale Lombardo. E ormai siamo giunti ai saluti, ma prima dei saluti vi chiedo di rimanere fino in fondo, perché poi vi darò anche una piccola chicca, un regalo in esclusiva per tutti voi ascoltatori del Triathlon Dando Podcast. E siamo così giunti al termine, con un pizzico di rammarico sempre, della 14ª puntata, ovvero la prima puntata del 2020 di Triathlon Dado Podcast, l'unico podcast di triathlon in italiano. Attendiamo le vostre storie, oltre che i vostri feedback, perché vi ricordo, questo è uno spazio sì dedicato alle gesta dei grandi campioni, ma allo stesso tempo i grandi campioni sono anche gli atleti amatori, gli atleti che fanno del triathlon la loro passione e che sono capaci di realizzare grandi obiettivi, di fare dei bellissimi viaggi raccontando e facendoci provare delle emozioni forti. Quindi attendo assolutamente le vostre storie, i vostri spunti, i vostri feedback, e ovviamente vi ricordo che per ascoltare questa puntata e anche le puntate precedenti di Triathlon Dado Podcast dovete andare su mondotriathlon.it/podcast, lì ci sono tutte. Le trovate anche su iTunes, Spotify, su YouTube, su Google Podcast, su Spreaker, su Anchor e su tantissimi altri spazi online dedicati. Vi ricordo ancora e vi chiedo sempre feedback, le nuove impostazioni del sito, impostazioni grafiche, poi ci sono le news e le categorie impostate in maniera differente, quindi attendiamo di sapere se queste nuove impostazioni appunto vi piacciono, sono di vostro gradimento. Vi ricordo la sezione Tri Race per tutti i risultati delle gare, il nuovo calendario, non vi dico altro, vi ho già parlato prima ampiamente, e dunque siamo ai saluti, giusto? No. Attenzione, non me ne sono scordato, ovviamente c'è un regalo per tutti voi che siete ascoltatori del Triathlon Dado Podcast, ve l'avevo detto ed eccoci qua. Allora, riguarda l'ottava edizione del Gala del Triathlon, innanzitutto la location che si sposta nuovamente a Milano, torniamo a Milano, ma sarà una
location eccezionale. In questo momento non vi voglio dire di più, se non che segnatevi in calendario la data di venerdì 6 marzo 2020. Tra pochi giorni, anzi credo tra poche ore, daremo anche l'ufficialità del luogo dove si svolgerà e ve lo ripeto, sarà un luogo eccezionale. E allora grazie per il vostro ascolto, ci sentiamo settimana prossima con Triathlon Daddo Podcast, ovviamente ci sentiamo tutti i giorni sui nostri social, sul sito mondotriathlon.it. Daddo c'è, io triamo, vi voglio bene, sempre avanti col sorriso, ciao! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.